un poema in prosa. Così Eugenio Montale ebbe a definire il Dottor Givago, l'unico romanzo scritto da Boris Pasternak, che fu insignito per questo del premio Nobel nel 1958, dopo 6 precedenti candidature senza successo. A questo capolavoro della letteratura russa e mondiale del Novecento è stato dedicato il 6° incontro con i Nobel per la letteratura promosso dalla Banca Popolare di Sondrio in collaborazione con la Commissione Cultura del Comune di Bormio. Un appuntamento ormai tradizionale andato in scena nella Sala Congressi di Bormio Terme e confortato da una qualificata presenza di pubblico. È un appuntamento che ci sta particolarmente a cuore. Perché? Perché trova un grande riscontro nel pubblico, sia nel pubblico dei residenti, dei nostri bormini, ma anche nel pubblico dei vacanzieri, dei tanti turisti che sono presenti in questo periodo natalizio in quel di Bormio. La promozione della cultura attraverso questi incontri quanto è importante anche nelle attività culturali della banca? Fa parte della nostra tradizione, è un po' nel nostro DNA fare banca, ma insieme al fare banca anche fare cultura. Il ciclo delle nostre conferenze ormai da 40 anni, conferenze su argomenti vari che teniamo solitamente nella nostra sala Besta. Non di meno il notiziario della banca è un po' il nostro ambasciatore, è proprio di questi giorni l'uscita del numero di fine anno, un numero estremamente ricco per gli argomenti, varia umanità, non solo economia. Dopo i saluti del direttore generale e consigliere delegato della banca Mario Alberto Pedranzini e del professor Leo Schena, bormino, docente di lingua e letteratura francese, ideatore di questo ciclo di incontri intitolato Parole e immagini, il tema della conferenza è stato sviluppato dalla professoressa Maurizia Calusio, docente di letteratura russa all'Università Cattolica di Milano, che ha ricordato l'anomalia del premio Nobel a Pasternak, prima accettato e poi rifiutato dall'autore, avversato dalla cieca censura vigente nell'Unione Sovietica del tempo. All'epoca scoppiò uno scandalo enorme. In Russia oggi scrivono fu il più grande scandalo letterario del secolo. Probabilmente sì, e fu al centro della guerra fredda. È il primo caso in cui la CIA, l'America in sostanza, intervenne direttamente nella guerra fredda con una politica letteraria. Tant'è che oggi al museo della CIA in America l'unico libro che c'è esposto è la copia russa del Dottor Givago fatta stampare dalla CIA e poi diffusa in Occidente. Non era l'unico, ovviamente, ce n'erano altre due. Pasternak non avrebbe potuto ricevere il premio Nobel se il libro non fosse apparso in russo. Come tutti sanno, il libro era apparso in italiano, in Italia, per la prima volta in prima mondiale, nel 57. L'editore, Gian Giacomo Feltrinelli, comunista, sarebbe stato garanzia per l'Unione Sovietica di una, come dire, uscita solo in traduzione di Givago, solo nel caso in cui Givago avesse potuto essere pubblicato in Russia. Ciò non avvenne, Feltrinelli in qualche modo andò oltre, pubblicò lo stesso romanzo per volere dello scrittore. A 40 anni esatti, anniversario tondo dalla rivoluzione russa, usciva per la prima volta in Russia un romanzo che ribaltava la concezione sovietica del mondo. Quello che è interessante oggi, nella distanza, placate le polemiche e lontani dalla guerra fredda, è comprendere che spiazzava completamente i lettori e usciva completamente dai canoni sovietici, non tanto per la raffigurazione della rivoluzione. Pasternak agli inizi era stato anche favorevole alla rivoluzione, sicuramente favorevole alla rivoluzione di febbraio e favorevole anche a quella di ottobre, al colpo di Stato di ottobre, ma ciò che spiazzava i sovietici era una concezione della poesia e in generale una concezione della vita e del mondo incompatibile con quella sovietica. Ad arricchire la serata anche la lettura di brani del romanzo e di componimenti poetici affidata alle voci recitanti di Miran Riolo e Cristian Poggioni. La fortuna del dottor Givago fu amplificata anche dal grande successo del film del 65, 5 premi Oscar, che ha fatto amare ad un larghissimo pubblico la storia di Yuri e Lara, ma sarebbe riduttivo vedere nell'opera solo una grande storia d'amore. Il romanzo ha un'altra dimensione, è un affresco epico dei primi 30 anni della Russia, dalla rivoluzione del 1905 sino alla conquista del potere da parte di Stalin. Un affresco però
che nel caso di Pasternak dà un grande rilievo all'individuo, alla persona. Infatti uno dei temi sottesi e dominanti è quello del sentimento cristiano. Oggi leggere il dottor Zivago, che suggestioni, che emozioni deve dare? Ecco, è una domanda che mi piace, molto interessante, l'attualità del dottor Zivago, che richiama da vicino proprio il ritorno della fede cristiana nella Russia, e che è un sentimento profondamente radicato nel popolo russo e che trova una traccia molto profonda nel romanzo. E l'attenzione che soprattutto Boris Pasternak rivolge proprio all'individuo, alla persona, ecco, direi al paesaggio umano, a scapito, diciamo, dei movimenti di massa. E per questo motivo fu tacciato da parte della burocrazia ufficiale di essere un decadente, un borghese, un dissidente. Oggi qual è l'intatta grandezza poetico-letteraria di quel romanzo? La grandezza assoluta sicuramente nella parte finale, cioè nelle poesie di Zhivago, perché Pasternak è e resta essenzialmente poeta. La grandezza della testimonianza e del tributo pagato da Pasternak per la sua arte, di fatto Pasternak morì nel 60 dopo il grande scandalo del 58 e si ammalò per tutto quello che successe, il valore ancora oggi è immenso. Certo, sono passati molti anni, il romanzo risente di una impostazione, diciamo così, tolstoiana, quindi è un romanzo lontano dagli sperimentalismi modernisti, ma la poesia che contiene e la concezione di poesia che contiene restano insuperate e ancora vivissime. Direttore, siamo in questo passaggio tra l'anno vecchio e l'anno nuovo. Una sua riflessione di augurio e di auspicio per il 2018? Di augurio che veramente ci sia un 2018 che porti del bene. Mi è piaciuta una riflessione sul Natale, ho mutuo una affermazione di un sacerdote che disse: auguriamo tutti un buon Natale, vorrei che fosse anche un Natale buono. E così io auspico che possa essere il 2018. 2018 lascia alle spalle un 2017 che è stato tutto sommato un 2017 positivo. Mi limito al discorso economico, diciamo un anno che ha avuto i suoi problemi ma che ha dato anche le sue soddisfazioni. La ripresa, diciamo, si sta un po' consolidando e questo è di buon auspicio per l'anno a venire.